La ditta Sodexo è l'unica che abbia espresso interesse al servizio mensa del comune di Massarosa, ma dopo l'esperienza del periodo Covid, in cui ha rilevato ingenti perdite, si è vista costretta a ricontrattare i termini del contratto di concessione con l'ente. Da qua il numero minimo di pasti richiesti per proseguire l'attività. È la sindaca Barzotti che ha voluto ribadire la questione e chiarire perché, a 2 settimane dall'inizio della scuola, c'è ancora incertezza riguardo la via della mensa. La ditta Sodexo è l'unica ditta che ha partecipato e quindi ha presentato un progetto a suo tempo nella gara in concessione bandita dal comune. Quindi non esiste un'alternativa. Abbiamo cercato di presentare ai genitori un progetto di qualità, un menu dettagliato, con una serie di requisiti diversi a quelli dell'anno prima ed in particolare l'aspetto fondamentale e significativo di questa nuova operazione è che la mensa è per tutti con sporzionamento nei refettori. Una situazione impensabile in epoca pre-Covid, quella di portarsi il pranzo da casa, dato che la quasi totalità degli studenti usufruiva del servizio mensa. Ma questa possibilità ha spinto molte famiglie a rivalutare l'alternativa. Da qua è nata una maggiore consapevolezza delle responsabilità introdotte dal patto siglato tra gli istituti e le famiglie, che hanno portato alcuni genitori a contestare proprio la norma relativa ai cibi preparati a casa. La vicenda è stata affrontata durante un'assemblea giovedì mattina, al termine della quale si è deciso, di concerto con la dirigente e il consiglio d'istituto, di far pranzare i bimbi al banco e non in refettorio finché non partirà la mensa, per poter consentire un maggiore controllo da parte degli insegnanti, oltre a rimodulare il regolamento di refezione. Ma se non si dovesse giungere alla quota minima di iscrizioni, lo scenario è sicuramente complicato, con la necessità da parte del comune di istituire un nuovo bando e tempi minimi di 5 mesi, sempre che ci sia una ditta alternativa che si faccia avanti per prendere la concessione. L'amministrazione comunale sta cercando di andare ad individuare dei piccoli fondi per aiutare anche quelle famiglie che comunque sono più in difficoltà, sia per quanto riguarda l'aspetto economico, per il numero di figli iscritti a scuola.